Roma, lite in metro, donna in coma per un pugno. Dici, passanti indifferenti. Beh, non mi sembra. Comunque, questo è il titolo. Aggiunto due giorni fa da Cilento Web TV 2010, visualizzazioni 4843. Vediamo i commenti di Antichenelle, Moon e affini. Oh, il primo commento che spunta è di una certa Stefanilla 1818. A che dice? Che dice? Dice, mi dispiace per il ragazzo, la colpevole di tutto è la signora. È una gran maleducata. C'è la risposta, sì, c'è. E dice, monna dice, a me dispiace per te, sei una gran pugnotta masticata. Però Stefania, ecco, dice 2 milioni di euro alla signora e chi si è visto, i danni, no? E il ragazzo educato, i suoi amichetti sono serviti. Ecco, e poi dice ancora, ma quanto costa alla comunità tra giudici, cancellieri, segretarie, polizia, avvocati d'ufficio, eccetera. Ecco, dice, paghi il ragazzo educato, paghino i suoi amichetti, eccetera. E quando esce, dice, mi raccomando, aizzatelo ancora contro le donne, i bambini, contro tutto ciò che si può atterrare con un pugno ben assestato. E dice, ho vinto! E i questurini d'Italia fanno festa. Dice, siamo invincibili. Mica solo Berlusconi è invincibile, i questurini sono invincibili pure. L'eroe del video, chiedo scusa, piagnucola per uscire dalla galera. Dice, e io rido, ridono anche i sassi. E comunque dice, per cavarsela alla grande ci vogliono ottimi avvocati. Dice, gliene presto un paio dei miei, Paola Selleri e Rossana Filacchione. Dice, non bastano altri due, grazie a Cesaro Ophelia e Giorgio Marzocchi. Non bastano altri due, Enrico Berilli e Antonio Ballerio. Se non bastano, dice, ne ho ancora. Dice, passiamo ai saluti. Ciao mondo, sputti mondo. Dice, passo e chiudo. Dice, poi dice ancora, voglio proprio vedere se le merdecce hanno ancora il coraggio di vomitare stronzate. Stefanella l'ha vomitato. Dice, e poi ancora dice, idealmente eleggo sindaca di Milano una delle muse poetessine del a-russo.it sito web barbaramente assassinato in quel del 2 giugno 2007. Dice, è rumena, appunto. Idealmente, dice, ne eleggo un'altra presidenta del consiglio. Le rumene, dice, 4 spanne più del top, del massimo d'Italia. Però, dice, garantito, provare per credere. Dice, soddisfatti, rimborsati. E c'è uno che dice,
basta con le cazzate, dice, la ragazza se l'è cercata. Ma va là, commento, dice, hey, oh, dice, tu sei italiano, e cioè feccia, taci. Invece uno che dice basta con sta storia dell'indifferenza, e infatti l'indifferenza nel video da parte della gente non c'è. Cosa avrebbero dovuto fare? Gli avvocati, specialmente quelli d'ufficio, li paga la comunità. Siete contenti di mantenerli? Idem i giudici che si coccolano per anni procedimenti fasulli. Sono dossier, e gestirli costa un occhio della testa. Il riferimento è dal 27458/98 al 27938/04, e poi mamma mia, e dice nemmeno un cane che chiede notizia circa quei cani dei miei avvocati di fiducia o d'ufficio, dice, di fiducia ed ufficio sono, di fiducia o d'ufficio sono più di 100. Il vostro premier dice che tra i giudici c'è un'associazione a delinquere. Ebbene c'è, ed è tutta addosso a me. Ma Napolitano niente, dice. Poi arriva uno e dice complimenti per i commenti, cos'è una gara a chi insulta di più? Hai hai, dice Amon, escludi me dalle tue considerazioni, grazie. È arrivato il Papa, di la tua, e basta, lascia stare gli altri. E poi dice ancora a tutte le merdacce di questo blog, dice, dall'alto della mia statura, beh, l'Olimpo, no? Spot! Ecco, dice, quella bestia ha un avvocato che parla per lui, dice, io ne ho 100.000, tutti uccel di bosco, e nessuno li cerca, nessuno li va a prendere e li sbatte in galera. E poi parlano dell'omertà della gente. Ma arriva un certo comitato rosso dice, non ci stancheremmo di ripeterlo, in quanto non devono esserci attenuanti per un gesto così violento, vigliacco e tipico degli infami, capaci solo di percuotere il gentil sesso. Fin qui ci siamo. Dice, questo soggetto rappresenta un pericolo per la società e l'autorità giudiziaria. Qui non ci siamo più. Autorità giudiziaria. I tribunali sono letteralmente invasi da invasati in toga. Quello di Milano poi ci sono, come si dice? Dice tenghe provole. Ecco, se ci fosse un'autorità giudiziaria, qualcuno che scrive in questo blog sarebbe già al fresco. E un certo palestrato 83 dice, attenzione, è uscito il nuovo gioco a premi Win for Life, chiunque riduca in fin di vita un rumeno, uno zingaro o un extracomunitario clandestino a scelta. Ma questo chi è? Renzo Bossi, ma va bene, e dice, annegati. Esagera pure. Palestrato, dice, ho sbalestrato l'uno e l'altro, e allora il massimo della feccia. Ecco, se ci fosse un'autorità giudiziaria, questo sarebbe al fresco. E dice,
Non mi correggono più nemmeno gli errori, dice, comincio a preoccuparmi. Sammerte. Combattete per la libertà. Combattete per la vostra libertà. Resistete alla propaganda. Pensate con le vostre menti. Il partito vi ha fatto il lavaggio del cervello. Voi siete stati derubati dal vostro...